gruppo Alpini di Vallonara della sezione Anna di Malostica oggi parte per Udine. Speriamo di trovare tre giorni belli, ma piove, ma gli alpini non hanno paura. E ci troviamo là e buon divertimento a tutti. Viva gli alpini! Viva! Udine chiama, le nostre penne nere rispondono sì. La pioggia non ferma gli alpini, pronti con i mezzi carichi e lo spirito che caratterizza le adunate nazionali. Momento di ritrovo, di convivialità, lasciando spazio anche ai ricordi, ma soprattutto alla voglia di stare insieme. Ecco gli alpini di Nove, gemellati con Parma, pronti a raggiungere il Friuli. Siamo da qua? O? Sì, a metà. Metà c'è più, no, tre quarti, perché lui è il ponte, domani è il ponte, lui. Questi sono gli alpini di Bergamo che sfilano ordinati lungo le vie di Marostica prima di rimettersi in strada verso Udine. La Santa Messa e poi lo scatto fotografico in piazza sopra la scacchiera. Le penne nere di Casoni invece hanno già montato l'accampamento a Udine. Gruppo Alpini Casoni presenti a Udine! Un brindisi in compagnia, la musica, le pentole sui fornelli, anche questo è adunata alpina. Emozioni uniche che l'adunata nazionale degli alpini sa regalare e che culmineranno domenica con lo sfilamento lungo le strade di Udine, città che si prepara ad accogliere in questi giorni 500.000 persone. E come sempre ci saremo anche noi per una serie di dirette, di servizi ed edizioni straordinarie per raccontarvi questo imperdibile appuntamento. Domenica Rete Veneta sarà in diretta da Udine a partire dalle 7:30 del mattino per portare nelle vostre case tutte le fasi dell'ammassamento e le immagini più belle dello sfilamento alpino fino a sera.